Mi sono divertito. Lo so, visto che sballo. Sì, cioè, mi sento come se fossi integrato. Non lo so, sento che nessuno mi odia per la prima volta. Dovresti venire qui. Sì, dici che entri in un posto così. Ti servono buoni voti da missione. Ma non ce li ho tanto buoni. Non ho neanche finito il liceo. Non serve il diploma per il college. Sì, ma non è troppo tardi per prenderlo. Sì, ma in ogni caso mi sa che sono un po' troppo vecchio. Ho l'aria di un tossico, dai. Se mi vedono fermo in un angolo, dicono che fa quello lì. Guarda che qui sono tutti vecchi. Sì, ma io sono un cazzo di stupido, ok? È questo che ti devo dire? Non riesco a stare attento, neanche fermo, ok? Sono stupido, stupido e idiota. Dovrei sudare 10 volte più di quelli. Tutti mi prenderebbero per il culo e io non sono pronto a ricominciare questa roba, perciò no. E quindi niente? Eh? La tua riflessione sul college è già finita? Abbiamo camminato una 40 secondi, ho riflettuto parecchio. Ok. La vita è tua. Certo che sì. Adesso, concentriamoci sulle cose serie. Come facciamo con Ray? Che significa? Non fare la scema. Come si fa, lo sai, a fare in modo che lo lasci? A me sembra un apposto. Ti sembra a posto? Ma che vuoi? È mamma che deve scegliere. Noi non dobbiamo intervenire. Sì, lo so, ma dobbiamo proteggerla. Non può mica mettersi col primo tizio che vede dopo la morte di papà. Li deve provare un po' di cazzi. Mamma non ha bisogno di provare dei cazzi. Invece sì, e lo sai. Io so che mi sembra felice. Vuoi che faccia sesso con 100 persone? No, ma anche sì, direi. Che schifo. Se sapessi che una cosa è sbagliata fin dall'inizio, non la impediresti se potessi farlo. È come Hitler bambino, o no? Se potessi uccidere Hitler bambino prima che cresca, non lo faresti? Non lo strozzeresti fino a soffocarlo? E Hitler bambino e Ray? Sì, in questa situazione sì, esatto, è Hitler bambino. Mi aiuti a uccidere Hitler bambino? Ok, è vero, Scott. È vero. Ci vediamo domani. Claire! Claire! Claire sembra proprio felice in quel college, è vero? Sì, sta sbocciando. Sì, sembra una che sta per conquistare il mondo. Mm.